Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto una bella tier list vecchio stampo per quanto riguarda il pick Icon Baby, perché stranamente, non pensavo, durante le live di questi ultimi due giorni mi avete praticamente seppellito di domande relative ai vari giocatori che avete trovato, perché sto pick costa 2 lire, magari per ridere ve lo siete fatto tutti e chiaramente avete perplessità se utilizzare o meno i giocatori che avete trovato. Premesso che per me è stata follia far uscire un pick baby quando nei pacchetti ci sono praticamente mid e prime e le baby sono fuori da un bel po', però onesto, la scelta di EA evidentemente insomma era per il puro genio di farci buttare qualche carta e poi magari rilasciare più avanti qualcosa di più gustoso. Ma detto ciò, partiamo subito a vedere come classifichiamo questi giocatori. Ovviamente, essendo una tier list, ho catalogato i giocatori in diverse categorie, per cui partiamo dalle win e dalle discrete win, ovvero i giocatori migliori e quelli che sono al di sotto di questi, ma di poco. Chiaramente nelle categorie delle win non potevamo che partire con Pelé, perché nella sua versione baby è un giocatore di assoluto rispetto. 5 skill, 4 piede debole, lo potete giocare tranquillamente da trequartista, da seconda punta, un po' meno da esterno perché non è che ha questo gran passo bruciante, ed è un giocatore però che vedo meglio su PS4, anche su PS5, ma leggermente meglio su PS4. Così come vedo assolutamente meglio su PS4 è il buon Eusebioski, non ha bisogno di presentazioni, insomma è chiaramente un giocatore fenomenale che però secondo me da FIFA 21 ha perso parecchio, specie quest'anno dove il movimento di levetta in cui lei è un fenomeno ha perso completamente la sua valenza, ma è comunque un finalizzatore implacabile, si muove bene, quindi non potevo non metterlo. Terzo posto per Vieira, medianazzo che chiaramente non ha bisogno di presentazioni, potete metterlo con a fianco magari uno un po' più tecnico o anche uno alla Yaya Touré in un centrocampo a due, riviregge anche il centrocampo da solo magari in un rombo a fare il CDC, quindi lo mettiamo tra le win. Seguito da Cruyff, che è per me il COC per eccellenza, anche nella sua versione baby lo potete tranquillamente utilizzare in quel ruolo, un po' meno da punta, più su PS4 se volete schierarlo in attacco, ma su PS5 soprattutto da COC top. Cantona l'ho trovato in un pack Icon Baby, non nel pick, e è fortissimo secondo me, sia da punta che da esterno, perché con i doppi passi prende molto bene campo e poi se lo giocate a destra, quindi che gli permettete di tirare col suo piede forte, è anche un ottimo finalizzatore. Garrincha ovviamente anche qui non poteva mancare sull'out di destra a correre, mentre per quanto riguarda l'ultimo giocatore che abbiamo è Zidane, completissimo ovviamente Zizou Zidane, centrocampo tutto fare sia da mezzala che da CC magari anche un po' più difensivo a 2, e quindi lo mettiamo nella categoria delle win. In questa categoria qui manca anche Jairzinho Baby, che non so per quale motivo, ma il creatore di questa tier list evidentemente avrà dimenticato, ma ipotizziamo anche un Jairzinho lì, magari lo faccio comparire. Benissimo. Andiamo avanti e scendiamo in quella che è la categoria delle discrete win, quindi giocatori che sono leggermente sotto quelli che abbiamo menzionato, che sono praticamente i migliori in assoluto, e partiamo con Dalglish. Stesso discorso bene o male per Eusebio, per il folletto scozzese, 4-5, meglio su PS4, ma comunque un ottimo giocatore. Best lì a destra come esterno è una specie di Garrincha, ma senza la 5 di skill, quindi anche lui molto valido. Carlos Alberto, De Zerbi, Ferdinand e Maldini inaugurano questo poker di difensori che sono anche loro utilizzabilissimi, secondo me sono sotto comunque i vari Koulibaly, Path to Glory, Laporta eccetera, però qualora li vogliate andare ad utilizzare perché li avete trovati e andate a vendere qualcuno dei vostri titolari, magari perché vi mancano 300k per Mbappé, trovate Carlos Alberto e lo mettete al posto di Koulibaly per prendere l'attaccante, ci sta. Terzino Zambrotta, anche lui secondo me è sotto i vari Walker, Mendy, Capdevila e Teo, però è una validissima alternativa, 4-5 molto tecnico, fa bene entrambe le fasi. R9 a malincuore, fa ridere ma lo metto qui perché è un 4-4 purtroppo nella sua versione baby, non corre neanche troppo ma finalizza discretamente bene. Passiamo poi a Del Piero, 4-5 da trequartista, sia su 5 che su 4 anche la punta in un attacco a 2, ovviamente di tutto rispetto.
Poi abbiamo Matthäus e Seedorf, due ottimi centrocampisti. Seedorf un po' più box to box, mentre Matthäus in questa versione magari leggermente più difensivo. Mentre Samuel Eto'o, Kakà e Gerd Müller fanno ottimamente il loro lavoro in attacco. Kakà magari più da esterno, visto il 5 di skill e il bel passo, ricorda anche un po' il body type di Cristiano Ronaldo. Mentre Samuel e Gerd da punta funzionano molto meglio. Chiudiamo poi con Essien, che a centrocampo può essere tranquillamente utilizzato, e poi con Van der Sar, che è il cosiddetto portiere dei pro, che fa anche ridere ormai, un meme, però potrete tranquillamente metterlo, vi dà anche un busticino d'intesa a Van Dijk che magari potete avere in squadra. Proseguiamo con la categoria dei buoni. Della serie sì, va bene, me li prendo, ok, però abbiamo Cannavaro, che nonostante le statistiche insomma ci facciano pensare che sia molto forte, in realtà è leggermente deficitario, perché comunque con i difensori, con gli attaccanti forti fisicamente che girano e tanto veloci, lui fa un po' fatica a stargli dietro. Roberto Carlos è un terzino sì veloce ma molto indisciplinato, perché spesso perde la posizione, viene preso a spallate dagli avversari perché è piccolino, quindi a meno che non siete dei fenomeni a tirare le punizioni e volete Roberto Carlos, eviterei. Suker, attaccante 4-4, bilanciato, ma anche qua purtroppo non essendo velocissimo fa fatica a fare quel discorso di gioco nello stretto, perché è anche un body type importante, però potreste anche pensare di metterlo in squadra. Così come Figo lì sull'out di destra nella sua versione baby non è proprio il massimo della vita, e Butragueño risente dello stesso discorso fatto per Dalglish ed Eusebio, con l'ulteriore minus che lui ha sì 5 di piede debole ma tiene pure 3 di skill, quindi non ha neanche la quarta per fare un tacco decente. Lam è un buon centrocampista che può essere impiegato tranquillamente da CDC ma anche da CC, magari in un 4-4-2, meno in un 4-3-2-1 dove magari è richiesta un po' più di qualità. Fernando Torres, Van Persie e Zola sono dei discreti giocatori offensivi, i primi due da attaccanti in particolare possono essere schierati, Zola magari un po' più da COC per sfruttare la sua agilità nello stretto. Nedved, un cavallo che sull'out con quel 4-5 di piede debole può essere utilizzato. Cech e Schmeichel, così come Yashin, sono portieri sotto, per quello che mi riguarda, Van der Sar, ma potreste pensare di schierarli, però li ho messi per differenziarli dall'olandese nella categoria leggermente più bassa. Schweinsteiger, Stoichkov e Campbell, anche qua li ho messi qui per differenziare Schweinsteiger da Essien, Stoichkov magari dai vari Eto'o eccetera che hanno 4-4, e Campbell per differenziarmelo da Rio Ferdinand, che per me è il difensore baby più utilizzabile di tutti. Questo Campbell invece lo senti che per via del suo body type magari è poco reattivo nei movimenti e soprattutto poco automatico. Passiamo poi a quella che è la categoria dei non buoni abbastanza, ovvero giocatori che magari se voi andate a guardare statisticamente non sembrano neanche male, però poi il cui rendimento è assolutamente negativo, oppure giocatori che sono lontani parenti di quelli che sono le loro altre versioni. E partiamo con Petit, che in questa sua versione da terzino sinistro, con questo capello che ci ricorda, non lo so, un cantante di altri tempi, purtroppo risente troppo fisicamente, pure spostato a centrocampo dove c'è una concorrenza sfrenata, basta anche un Zambo Anguissa per essere meglio di questo Petit, io onestamente lo skipperei totale. Così come il buon Gullit Baby, è vero che è vero, ma abbiamo capito qual è il suo reale valore, ragazzi, è 30k, ce l'ha fatto capire la EA rilasciando l'SBC del figlio con le stesse identiche statistiche della carta baby, quindi se loro me la valutano un SBC di 30k, anche questo è un giocatore da 30k e di fatto il rendimento lo vedete tutto che è totalmente diverso dalle altre versioni di Gullit. L'Angelo Biondo Hernandez, sinceramente quest'anno non vedo dove poterlo pensare di schierare, così come Agi e Bergkamp, purtroppo nonostante sulla carta non sembrino neanche male, in game proprio non ce la fanno. Con Digno invece ci ricolleghiamo al discorso di Gullit, perché purtroppo di Digno c'ha solamente la faccia, la fascia nei capelli, però poi in game è lento, macchinoso, anche poco tecnico incredibilmente, pure per fare una skill ci mette 6 ore e un quarto, quindi skip. Crespo, Vidic, Campbell e Raul sono lontani parenti secondo me di quelle che sono le versioni a salire, perché Crespo già la Prime e quella World Cup sono molto meglio, ma Makelele è anche più utilizzabile, Raul stesso discorso,
Vidic non è che mi faccia impazzire in nessuna delle sue versioni, in un gioco dove la velocità dei difensori centrali è fondamentale. Zanetti, anche qua, non buono abbastanza, perché con tutta la concorrenza un terzino così lento è inschierabile, e neanche a centrocampo, perché poi ci ricolleghiamo al discorso di Petit. Rijkaard e Pirlo, due bei tronchi in mezzo al centrocampo, uno è fortissimo difensivamente, l'altro magari è meglio tecnicamente, ma in difesa sparisce, quindi li eviterei entrambi. Così come poi inauguriamo questo bel filotto di giocatori offensivi: Harry, Drogba, Kluivert, Rooney e Baggio, che magari chi uno ha Lengti, chi un altro c'ha 5 di skill, un altro c'ha 5 di piede debole, vi potrebbero sembrare anche mezzi umani, ma vi assicuro che Harry è un chiodo, Drogba non si gira, Kluivert tiene questo ciuffo sbarazzino, ma statistiche di finalizzazione fake as fuck. Rooney, che non si spiega chi ha pagato per costare così tanto, perché in game è trasparente. Baggio, pallone d'oro italiano, tutto quello che volete voi, ma su FIFA purtroppo fa parte di quella categoria di giocatori che, ai quali non è stata resa giustizia. E infine concludiamo con questa bellissima carrellata di lose totali, ovvero Puyol, Miro Klose, Gattuso, Van Nistelrooy, Bobo Nevieri, Franco Baresi, Rui Costa, Bobby Moore, Rush, Laudrup, Nesta, Owen, Rivaldo, Shevchenko, Hierro, Litmanen, Beckham, Larsson, Shearer, Scholes, Barnes, Koeman, Cole, Sanchez, Roy Keane, Xavi, Pires, Lineker, Gerrard, Veron, Ballack, Riquelme, Lampard, Trezeguet, Socrates, Xabi Alonso e Bright, che sono quei classici giocatori che voi li prendete e dite: viene una SBC, arrivederci, non vi voglio più vedere. Quindi raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti chi avete trovato, soprattutto se siete d'accordo o meno su alcuni giocatori, mi raccomando non triggerate se il vostro beniamino è in una categoria che non vi piace, argomentate, parliamone. Nella descrizione trovate il link della piattaforma Viola, dove sono live tutti i giorni, e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Sono Liberoschi, ciao!